presidio degli esponenti di Italia Viva sul sorvolo aereo in aree quali Pereto, Labrozzi e Quaracchi, dove 30.000 persone da anni subiscono l'inquinamento acustico e non solo. Siamo venuti qui perché non ci si rende conto di quello che vuol dire. Una delle tante ragioni per chiudere l'attuale pista è proprio questo, cioè il fatto che quotidianamente, per centinaia di volte, ogni giorno succede questo: passa un aereo, ci si deve fermare a fare quasi tutto e si riprende poco più tardi. Ma non è vita, questa non è vita. Quello che noi chiediamo è che si faccia la pista. Qui addirittura anche durante la celebrazione eucaristica il prete si deve sospendere. Eh sì, perché in chiesa non si sente niente di quello che dice, nonostante ci siano degli altoparlanti per poter fare la messa, ma non riesce a farsi sentire, si deve interrompere e riprendere una volta che l'aeroplano ha superato la zona. Le persone che stendono i panni fuori non possono stenderli a tutte le ore perché rispetto ai decolli e alle partenze devono fare di nuovo la lavatrice, ecco, vita di tutti i giorni, non di due o tre famiglie. Io inviterei veramente chi non vive a Quaracchi, chi non vive a Mantignano, a Ognano, di venire qui e provare che cosa vuol dire per un'ora la vita in questa zona. Ogni 5, 6, 7 minuti, ne è passato uno 3 minuti fa, ne sta arrivando un altro in questo momento. Le attività che vengono svolte, ma anche le attività basilari come la scuola, durante i matrimoni, durante qualunque tipo di attività, ci si deve interrompere per dare la possibilità a chi ascolta di riuscire a farlo. È una cosa incredibile, spostare l'orientamento della pista vuol dire mettere in sicurezza la città, aumentare 5.000 posti di lavoro, rimettere Firenze al centro dell'Europa, arrivare a Mosca, a Dubai, quindi grandi mercati che appetiscono ad arrivare su questo territorio, a portare le loro sedi, a creare benessere, a creare lavoro. Ma dopo tanti anni non siete stufi che questa politica non sia riuscita a raggiungere questo obiettivo? Ma ci evitano tutti, capito? Se lei scrive un post, scrive qualcosa direttamente a una persona, non ti rispondano, sono latitanti perché non sanno. Perché io chiedo continuamente, anche su Facebook, chiedo continuamente cosa ne volete fare di questo aeroporto. Nessuno ti risponde, capito? Sono latitante.